Finalmente, per festeggiare i 1000 iscritti, sono tornato a fare ricette. Adesso abbiamo anche più tempo perché non si può uscire di casa con questo coronavirus che imperversa. Oggi faremo una pasta semplice, una pasta con il tonno. Quindi andiamo a vedere. Ciao ragazzi, tra poco. Per fare la nostra pasta col tonno, io utilizzo cipollotto fresco che ci andiamo a tagliare finemente e velocemente. Dopodiché facciamo un soffrittino con cipollotto, un pochino di peperoncino. Ok, quindi ci tagliamo finemente così il nostro cipollotto. Una volta fatto questo, andiamo a fare il nostro soffritto. Io mi preparo tutto e ci rivediamo dopo per fare il soffrittino. La cipolletta con un pezzettino di peperoncino fresco facciamo appassire a fuoco dolce e una volta appassita aggiungiamo il pomodoro, i pelati che io ho passato prima. Ok, ci rivediamo appena la cipolla è pronta. La cipolla è pronta, ho buttato i due pezzetti di peperoncino e ci vado ad aggiungere la salsa. Sono pelati che io ho passato prima con il passa verdure. Ora che faccio? Lo faccio cuocere una decina di minuti e poi ci aggiungo il tonno. Io il tonno lo aggiungo dopo perché se no se lo fai soffriggere si secca, rimane stoppaccioso. Quindi faccio cuocere questo sugo 10 minuti e poi andiamo ad aggiungere il tonno. Ci vediamo tra 10 minuti. A dopo per 10 minuti e adesso ci andiamo ad aggiungere il tonno. Io uso questi filetti di tonno Auriga, che non quello classico che trovate nel supermercato, è una qualità più buona sicuramente, e non le scatolette che sono tutti pezzettini, mentre uso i filetti. Quindi ho scolato un po' di olio, un po' l'ho lasciato che insaporisce, ce lo vado a mettere dentro poi con la cucchiarella, lo spezzetto, e lascio cuocere per altri 5 minuti a fuoco basso in modo che si insaporisce. Quindi lo spezzetto così, finiamo di spezzettarlo, lo lasciamo cuocere, aggiustiamo di sale e assaggiamo, aggiustiamo di sale, lo facciamo cuocere e poi andiamo a preparare la pasta. Preparatevi anche il prezzemolo perché dopo, una volta ripassata dentro a questo sughetto, ci andiamo a mettere una spolverata di prezzemolo fresco. Quindi ci vediamo dopo alla fine cottura della pasta. A dopo! È pronto! Quindi a fine cottura vi grattate un po' di zeste di limone e poi ce lo mettete dentro che ci sta benissimo. Questo io adesso lo spengo, lo faccio riposare un po' e poi andiamo a preparare la pasta. Ciao! Allora, la pasta è pronta, quindi la pasta con sugo di tonno ripassata, ci ho messo un pochino di prezzemolo a crudo, pasta veloce, buona, gustosa, la assaggiamo. È buona, semplicissima, gustosissima, e se non avete tempo, buona. Allora, un ringraziamento a tutti i miei iscritti che sono da oggi 1001. Grazie, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, condividete i video e mi raccomando, sto periodo uscite di meno, uscite poco, anzi per niente, rimanete a casa, lavatevi spesso le mani perché il periodo è difficile. Un bacio, grazie, continuate a seguirmi così numerosi. Ciao da Pupi.